Mister Lamparelli, seconda sconfitta consecutiva per questo Cus Avellino. Sì, il risultato del campo è questo. Anche sabato scorso abbiamo perso la partita nel finale. Per la verità, sabato scorso abbiamo giocato molto male. Oggi invece ho visto la mia squadra, ha avuto un'ottima reazione. Tranne i primi 5-10 minuti iniziali abbiamo fatto noi la partita, sicuramente per recuperare, però insomma, siamo stati all'altezza della gara di oggi della squadra di casa. Però il risultato del campo è questo qua e quindi lo accettiamo, fermo restando che comunque sotto l'aspetto dell'impegno e del gioco non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Ci avete comunque provato fino alla fine, quanto ha influito forse anche l'espulsione del portiere che ha fatto comunque quello che doveva? Ma ha influito molto, perché in quel momento abbiamo preso gol con un in meno e il nostro portiere è abituato, come penso tutti i portieri, ad avere un'area regolamentare a 6 metri, qua la troviamo di 3 metri e mezzo, di 4, quindi chiaramente lui pensava istintivamente di stare nell'area, però stava fuori, insomma, l'arbitro ha applicato alla regola il regolamento, però insomma poteva anche ammonirlo, perché tenendo conto che c'è un'area inferiore a quella che il regolamento dice, insomma poteva sorvolare su questo. Però noi non vogliamo piacere e favori da nessuno, abbiamo giocato penso abbastanza bene, alla pari con il Miseria Nobiltà, a mio parere è una buona squadra.